Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati in questo nuovissimo video su Clash of Clans. Sono sul mio, quello, vabbè, che oramai sapete se avete visto qualche altri video. Questo è un vecchio account che adesso sto ricominciando a utilizzare, insieme a quell'altro che però con cui però oggi non farò video. Allora, sono arrivato al comunicipio all'8, vedete. Ho sbloccato il drago nella caserma e vabbè, il castello del clan è veramente pieno. Non ho da fare il bonus stella. Ho messo per esempio la trappola scheletri, ho messo tutte le mura. Ho messo questa torre dell'arciere, questa torre dell'arciere, perché infatti al 3, se voi vedete le linee che c'ho al 3. Questo qua mancano 11 ore e 20 minuti per finire, che è la torre dello stregone. Poi ho messo il mortaio, scusate, fatemelo lasciare qua, vabbè, ok. E c'ho il deposito al 3 e il deposito, tutti i due depositi ce l'ho al 3. Infatti, se voi vedete, posso avere 3.350, 3.356.000 di qua. E qua infatti 6.000, e quindi sarebbe senza di loro sarebbe 3.350.000. Ho 4.404 di tiro nero, e oggi vi faccio vedere da qua. C'è una cosa che possiamo addestrare, la cosa possiamo addestrare i guaritori. Quindi possiamo fare l'evento dei guaritori, che devo usare 3 unità di guaritore, quindi oggi andremo a farli. Li ho già fatti e vediamo un attimo se da di no. Ah no, mancherebbe ancora un drago, però va bene, dobbiamo farci comunque solo una partita perché ci vuole tempo, perché io sto usando i draghi. Guardate il mio, esci, vabbè. Allora, c'ho ancora i cosi all'8, al 5, perché al 5. Allora adesso facciamo info. 3 guaritori, 4 e no, scusate, 8 barbari al 4, 3 draghi e 10 giganti, perché i giganti sono buoni contro le difese, i draghi sono potentissimi, e poi i guaritori per fare l'evento, e poi i barbari per dire che se c'è solo il municipio fuori, per esempio, io attacco il municipio con i barbari e non spreco poi delle truppe, come della truppa come il drago, che è fortissima, e poi c'è un bordello per rifarla. Allora andiamo a vedere se riesco a trovare una partita. Ok, dai, lagga, mi devi spiegare perché lagga questo. No, non mi convince. No, poche risorse. Poche risorse, vabbè. Oh, poche risorse comunque. Trovo solo. O poche risorse o non mi convincono, no? Sarebbe buono con le risorse, però non ce la faccio a fare. Ce la faccio a fare manco una corona, quindi lascio perdere. Li ho trovati quelli con tante risorse, con cui sono riuscito a fare, non riuscito a fare 3 corone, cioè non 3 corone, no, però 2 sì. Aspetta, sì. Questo c'è il municipio fuori. Oh, allora questo qua mi piace come cosa. Allora, dicevo, allora abbiamo usato loro, poi dovremmo usare pure i guaritori, vabbè. Allora facciamo una cosa, allora, ecco, visto che qua ci stanno tutte le risorse, stanno qua, mamma mia, vabbè, non tutte ma molte. Vabbè, allora facciamo, allora mettiamoli, lo so che, no, forse è un po' sprecato, allora aspettiamo, no, 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 aspettiamo e vediamo. No, 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 ho deciso di non farlo, rifaremo l'attacco.
così perché non mi piace il colore. Allora, però a me serve l'elisir nero. Quindi facciamo così. Bum, 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 bum. Oh, non fa niente l'elisir nero. Almeno terminiamo. Ok. Perché un po' di risorse stavano nel municipio. Quindi va bene, buono, buono questo attacco. Però dobbiamo usare i guaritori. Quindi adesso rifaremo l'attacco. Ah, purtroppo. Sono 12 robe. Guaritori li ho messi così, dicevo, quando finisce lì. Allora va bene, ok, non c'è problema, attaccheremo solo con i draghi. Va bene, ok. Allora. Poche risorse e poi c'è l'arco X che è troppo forte, l'arco X. Io non posso ancora mettere, vabbè. Poche risorse, poco elisir. Buono di risorse, ma troppo forte. Ventrina non è così forte questo, eh. Però non vorrei rischiare poi. No, passiamo, vai. Il livello 7 neanche non è tanto forte. Questo lo possiamo attaccare. Anche se mi dà poco elisir nero, però. Però dai, 200.000 di oro non me li toglie nessuno. Vabbè, io ci provo. Poi se perdo, tanto. Non è che ci abbiamo provato. Vabbè. Aspetta, 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 aspetta. Vai, 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 vai. Cosa? Ma no, i guaritori non funzionano con me. Non me lo dire, ma non è vero, ma dai. Dai, non morire, non morire. No, 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 no,
scritto, solo l'indie l'ho preso. Sbagliato proprio al cavolo. Forse perché proteggono solo il gruppo di terra. Non lo sapevo. Vabbè, almeno spero che non abbia fallito, vabbè. Peccato. Ho perso. Posso fare più, non posso più fare niente. Proviamo a fare un'altra cosa. Vabbè, sto provando, infatti se ci avessi pensato prima potrei usarlo qui. Allora, usiamo anche le truppe del clan che mi hanno donato. No, vai, mi prendo un po' di risorse. Questi qua sono forti, queste truppe che mi hanno donato sono fortissime. E ho un mio amico nel clan che poi una squadra insieme che è molto forte e quindi quando mi dona mi dona un gruppo fortissimo. No, non ce la faremo. La maledizione del cattivo, non ce la facciamo. Lo schifo che non ce l'abbiamo fatta, meno 28. Però, lo so che, vabbè, però in compenso abbiamo preso un po' di elisir. Se voi non lo sapete, oltre all'elisir nero a me serve l'elisir, perché devo fare un'altra trivella per l'elisir nero, visto che mi devo prendere il re barbaro e che non ho ancora, perché ovviamente io tipo l'anno scorso non ci ho proprio giocato, cioè ci ho giocato pochissimo. Poi ho ripreso in mano un attimo l'account, tutto quanto, e quindi sono riuscito a fare. Allora richiediamo, invia, perché se voi vedete, no, io questa qui l'ho persa, però ho guadagnato un bel po' di roba. Invece tutte le altre, per esempio questa qua, ho
oppure questa, oppure questa. Allora, dicevamo, scusate che era finito il tempo per registrare, vabbè, è ricominciato. Insomma, dicevo che questo appunto, sempre con il mio amico che mi dona le truppe appunto qua. Perché, ecco. È questo qua, questo ragazzo qua terminato. E mi ha consigliato di cambiare un po' la disposizione, perché prima era fatto, infatti qua qualche vittoria l'ho avuta con difesa. È arrivato secondo me, infatti si è messo a giocare oggi, perché vedi, il suo migliore sempre 2600. Guardate qua come ce l'ha le truppe, cioè ce l'ha forti. Poi c'ha l'unica cosa che non si è ancora sbloccata sono state il cuccio di drago, minatore, il bocciatore, poi queste qua che non conosco, queste pozioni che non conosco, e poi questo qua, il gran migliore, si chiama gran sorvegliante, e vedete qua quante cose ha finito, cioè ha rubato 139 milioni di lire, 143 milioni di cose. Vediamo se lo vedete, perché poi c'ha il pecca, fortissimo il pecca. Beh, qua non ho ancora richiesto due truppe, quindi non le abbiamo ancora donate. Poi la caserma e guardate qua, mamma mia, 6764 e qua dentro 1692, cioè lui ne ha quasi, ne ha quasi 10.000, che sarebbero a me, vabbè. E la trivella, cioè la trivella io non me la posso ancora potenziare, però io che andrebbe. Oh, sta giocando ora, bene. Allora, certo mi ha donato lui, che appunto la potrei portare, e sta 130, no, che sto dicendo, scusa, 200, no, 300 potrebbe fare, solo che mi conviene di più mettermene magari un'altra, perché così posso fare 300, posso avere 320 in tutto. Infatti poi così in teoria poi ce ne ho due, magari se mi miglioro questa, poi comunque con l'altra posso fare, perché magari dopo poi devo vedere. Comunque penso di mettermela. Allora scrivo un attimo, beh vabbè, scrivo così. No, non sto scrivendo. No, un attimo, no. Tanto si capisce, però vabbè. Però, va bene. Quindi mi hanno donato. Mi ha dato 3. Oh, buono, buono, buono. Vediamo che sia scritto. Ebbene. Allora, sì, qua devo preparare gli incantesimi, ecco, mi sto scordando. L'unica cosa che mi dispiace di Clash Clans è che hanno reso le caserme, le hanno rese brutte. In realtà, hanno aspettato. 4 minuti, già non esiste inutili praticamente, perché basta che io ho una caserma, per esempio al 9, no, due caserme, vabbè, due caserme, di cui una, due, sì, vabbè, diciamo una caserma per esempio, no? Una caserma e una caserma nera, e poi mi posso fare tutte le truppe che voglio. Poi magari per esempio, e quando mi miglioro, quando male, quando si cambia con l'idea, vabbè, no, poi no, sinceramente, perché io non so più bene come farlo, cioè ho provato un po', prima era pure un po' diverso rispetto ad ora, ed era peggiore di questo qua, ho fatto un po' meglio,
Però anche questo non è fatto molto bene. L'avevo preso, vabbè. Qua mi sa che già l'ho preso. Poi dovrei pure migliorare questi due. Questo che ci vuole 3 giorni, ma no, 3 giorni. Mamma mia. E di averli tutti al 10, almeno così. Se almeno tipo una sera, una notte non mi attaccassero. E magari passando 10 ore fino alla mattina, 8 ore fino alla mattina, avrei tante litiere da prendere, tanto oro da prendere. Veramente non mi dispiace tanto di questo villaggio, però vabbè, per esempio, vabbè, perché adesso devo un attimo ancora pensarci, perché devo mettere ancora un po' di difesa, un po' di roba, quindi sto ancora tutto elaborando. Solo che il problema è che per cambiarlo poi devi togliere tutti i cosi che c'hai, tutti. Guardate che mi sto portando tutti al 2 che li ho messi ieri. Vabbè, perché cioè in effetti io ho visto che in villaggi anche di gente forte tengono tutti, cioè sono tutti fatti più o meno come il mio qua dove c'ho il municipio, cioè la parte dove c'è il municipio sono fatti più o meno come tutti, un po' tutti come il mio, e poi quello intorno cambia, certe volte tengono fuori per esempio il deposito di Elisir, tengono fuori oppure gli estrattori li mettono un po'. E però solo che l'altro giorno mi ci ho messo 2 ore o 2 ore e mezza per cambiare tutti e due, cioè tutti e due i villaggi, cioè dal primo che era quello così, che avevo fatto così lungo e poi un po' così, però in realtà non andava bene. Poi questo che ni, cioè poi avevo fatto un altro che era brutto, poi ho fatto questo qua che ni, cioè funziona ma non proprio, cioè questa parte qua va bene, guardate qua, in qualunque villaggio lo metti va bene questa parte qua, perché alla fine l'elisir nero viene protetto, poi ci sono tutte le difese qua, perché c'ho il cannone al 6, i mortai al 3 e la torre d'ossatura all'1 e la torre d'arciere, e poi c'ho il castello del cane, poi il resto qua intorno non va proprio benissimo. L'unico problema è che per esempio no, non qua, tipo qua, io tipo migliori giocatori, no, locale per esempio, io da questo qua tipo vista per dire, no? Sembra mettere una cosa, vedete per esempio, questo è fatto tipo il mio, ecco, tipo il mio, ecco, questo qua è fatto proprio tipo il mio, proprio identico, e questo è il cannone al 14, vabbè, dettagli però, fatto molto simile al mio, cioè. Simile al mio, però volevo, però la cosa importante del buonanotte, cioè la cosa che volevo dire io è che non ve lo fanno copiare, per esempio fanno copiare il cioè non magari, cioè magari come per esempio sono messe le mura, ecco, con le mura come sono messe le mura, e magari, cioè come sono messe le mura per esempio, e poi magari copiare i blocchi, cioè se tu potessi copiare almeno come sono messe le mura, poi dopo le tutte le cose ce le metti tu, che non ci metti tanto, cioè magari non ci metti tanto. Pure questo qua per esempio, che questo mi sembra forte.